campo, bravo. È un ragazzo di colore che tu hai pronunciato il nome, ma io non mi. Ah, come Aro Ecco, proprio. speriamo che sia così, insomma, Sì, dai. anche lui si è fatto notare per dire qualche Ha giocata. una grande vivacità negli spazi, questo qua è micidiale, solo che ogni tanto si incarta da solo, però è sempre una spina nel fianco. È una squadra solida. Per la difesa. E allora attacco di Akomea e destro di Gurgu, accorcia le distanze così il Maniago Vaion. Che bella la giocata di Akomea. Ed ecco la rete del 1-0. La reazione del Maniago Vaion con Akomea, colonna para e poi bene in antenna. Tocca ancora Akomea, una furia sulla destra, serie di finte, poi il servizio per Gurgu, la botta respinta da Zanier, poi è in posizione di fuorigioco Plozner. Forum Juli, un vantaggio che però dura poco perché Gurgu serve Akomea, rientra con il sinistro, calcia e fa 3-3. Adesso lo rivedremo meglio il sinistro del giocatore in maglia numero 11 del Maniago Vaion, festeggiato da tutti. Eccolo qua, la palla va sul vantaggio del suo Maniago Vaion, il lancio per Akomea, il sinistro, Suarez Diaz respinge e poi San Luigi, un vantaggio che dura però poco perché perviene al pareggio il Maniago Vaion, Akomea. Mette al centro, arriva puntuale il solito Gurgu, il suo piattone vincente, vale il pareggio, vale l'1-1, nulla può. Al cielo per l'attaccante, reazione, Maniago Vaiont, Pinton per Akomea che accentra per Gurgu, la sponda ancora per Pinton, blocca a terra, Zanier, Akomea sfugge a Cantarutti sull'audi destra, entra in area, viene atterrato dal 3 della Forumiuli e calcio di rigore, Gurgu non sbaglia, il capocannoniere. Ecco le giocate della squadra di Musoletto. Akomea riesce a servire Tassan che trova. Akomea è una furia. Il Kras non riesce a fermarlo e infatti Lukács alla fine lo spinge. Sarà calcio di rigore. Gurgu. Maniago Vaion che resta in vetta al campionato di eccellenza. Akomea, serie di finte, poi il tiro cross, Paesini con i pugni.